Grazie Presidente, illustrerò rapidamente questa mozione che è stata depositata molto tempo fa, ma arriva in aula oggi proprio nel momento in cui è in corso un'importantissima giunta del CONI e in un momento in cui il governo sta decidendo le date per le riaperture delle attività connesse allo sport di base. Con questo atto abbiamo voluto dare un contributo per affrontare un problema fondamentale, ovvero quello che probabilmente nel momento in cui il governo e la regione decideranno che si potrà riaprire gli impianti, alcuni gestori, alcuni concessionari potrebbero decidere di non farlo, in quanto abbiamo una situazione molto particolare con molte concessioni scadute, con molti interventi, molti costi da sostenere per la riapertura, molti costi nuovi che fino a febbraio, fino al momento della chiusura, naturalmente non erano preventivati. E ecco, in una situazione di incertezza per quanto riguarda gli orizzonti temporali futuri, vi è il rischio serio appunto che alcuni gestori possano scegliere, pur potendo aprire, di non farlo. Quindi in questa mozione sono previste innanzitutto delle richieste di tipo economico, che sono poi le stesse fatte fondamentalmente da tutte le principali città italiane. L'assessore Frangia ci ha aggiornato spesso in commissione della cabina di regia tra le 15 città metropolitane. Quindi non mi soffermo ulteriormente su questi aspetti. Ci sono poi ulteriori richieste che riguardano invece più specificatamente i problemi di Roma, ovvero la necessità di snellire alcune autorizzazioni, alcune procedure, perché ad esempio le condizioni, bisognerà chiudere probabilmente gli spogliatoi, prevedere delle coperture negli spazi all'aperto e quindi tanti interventi che richiederanno costi, richiederanno autorizzazioni che al momento non sono assolutamente compatibili con i tempi necessari per riaprire. Quindi questo è quello in estrema sintesi che chiede la mozione. Tra l'altro, in aggiunta a queste richieste, mi permetto, ecco, di anticipare, di portarmi avanti in commissione. Ecco, in questi giorni ne abbiamo parlato molto, ci sono anche delle delibere che sono state depositate da tutte le forze politiche che riguardano proprio questo tipo di interventi, quindi sia la possibilità di intervenire, sia dare una certezza a chi si impegnerà nel farlo. E quindi chi si impegnerà a riaprire gli impianti entro una certa data dovrà essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Quindi parliamo di una moratoria degli avvisi pubblici per chi sosterrà queste spese, oppure la possibilità, che è già prevista dal codice dei contratti, tra l'altro, di prevedere la revisione delle concessioni sulla base delle nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario che oggi ci sono. In parte, ecco, nel decreto rilancio queste misure ci sono, ma a nostro avviso non sono adatte per la realtà romana e quindi per questo motivo anche insieme all'assessore Frongia e penso anche all'assessore Montuori per quello che riguarda gli interventi che dovranno essere realizzati. Vogliamo lavorare per mettere, ecco, gli operatori della capitale nelle condizioni di poter riaprire strutture non appena il governo e o la regione lo consentiranno. Grazie.